Brave, devo dire brave, però un po' statiche, eh? Siete troppo statiche. Ma le ragazze o le sedie? No, no, loro, per farvi capire, i giornali sportivi scrivono che si muove di più Bobo Evoieri. Ma addirittura. Per farvi capire, bene. Prendiamo ci vediamo dopo, giro. Ragazze, ci vediamo dopo? Dove? Dove? Magari nella cabina armadio, ci vediamo dopo? Tutti e sette? Sì, sì, ci stiamo. C'è posto ci stiamo. Anche per noi? Andate che tardi, bene. Si capisce, bene. Cari amici, di Mediaset... Sì. Si può dire tutto tranne che non ci sia libertà di informazione, pluralità di ma informazione. Dove? Sì. Per esempio, sappiamo che il TG4 no, sì. pende leggermente verso Berlusconi. Ma leggermente. No? Mentre, mentre il TG5 si sa che sostiene la Casa delle Libertà. No? Mentre invece poi c'è Studio Aperto, aperto che come trittico si contrappone a queste due sì. e tifa per Forza Italia. Ah, se non è libertà diciamo questa. Viene bene. Coperto allora. Un po' tutto l'arco costituzionale, esatto. direi. Noi abbiamo qui il direttore di Studio Ancora. Aperto Ancora. Mario Giordano. Ma non l'ha cacciato via? Sì, va bene, sì. Certo, certo. Ma che scarpe ha? Certo poi, che te lo dico. Ma figurati, figurati se io ho paura a espormi così con una cosa così forte. No, no, vabbè, passa e chiudo. Sì, ecco. Cosa quando, c'è? Ancora? Quando cosa ho finito di, questo trust di cervelli di parlare l'uno con l'altro. Ti viene dal futuro. Sì. Mi suggerisci di parlare del tema più scottante di questi sì. giorni. Chissà ecco. qual è. Che ha occupato le pagine di tutti i quotidiani. Sia quelli moderati e ragionevoli vicini alle posizioni del bravo, centro-destra. Sì. Cosa? Sia quelli filo islamici di certa sinistra terrorista. No, senta. Che belli gulag, complimenti per le foibe, bravi, viva Bin Laden, bene, abbiamo capito di chi stiamo parlando. Ma qual è questo tema scottante? Te la vuole piantare. Trattasi, come sapete, dell'allarme maltempo. Cioè il tema... da sud l'Italia così. Stretta in una questo morsa è il tema di scottante così. Di questa settimana. C'è una finanziaria. Stretto, no, io ti parlo personalmente del mio caso, mi ha costretto a comprare un cardigan nuovo e anche un Loden senza maniche per l'allieno. Vabbè, perché fuori dalla politica fa freddo. Quindi secondo lei il tema scottante di questi giorni è il maltempo, c'è la finanziaria. Le tasse, il governo che traballa di qua, la di là. La di Arafat, non so, ce n'è di cose. Allora, perfino la cacciata del suo collega mentale, cioè ce n'era di argomenti. Troppi temi, facciamo confusione. Della finanziaria abbiamo già dato conto a Studio Aperto. Ah, dicendo cosa? Sì, abbiamo detto che se non decolla è colpa ovviamente di questo... morsa di freddo che sta succedendo in Italia che è la diretta conseguenza dei governi precedenti il freddo sono pure. Correlati all'11 settembre fortemente voluto da Prodi e da qui presente onorevole Castagnini. Ma non è Castagnini, ma cosa c'entra Prodi con l'11 settembre? Ma infatti comunque una bella analisi, ci sarà il super test anche lì probabilmente. Grazie per i complimenti, voi mi fate arrossire l'alieno. Guardi, per quanto riguarda Arafat vi basti questo esempio, mentre gli altri giornali pecoroni titolavano semplicemente in maniera banale è morto Arafat come se fosse morto Arafat. Non è importante. Abbiamo avuto il coraggio di aprire l'edizione con una vera presa di posizione forte. E cioè qua? Anche la nuova moglie di Albano piange per la morte di Arafat, colui che preferiva la venire a mora a quella bionda. Ma cosa? A proposito, vediamo un servizio delle gare coslitte con i cani di Assen Moritz. Diamo il servizio. Questa è stata la vostra apertura. Che coraggio! Una curiosità: cosa avete detto degli 8 anni di reclusione chiesti dalla Boccassini per il Premier? Ecco, allora, per quanto riguarda Boccassini, è presto detto, ne abbiamo parlato, siamo gettati sulla notizia. Cosa avete detto? Titolando con forza, tra la Boccassini e Valeria Marini ci sono 7 piccole differenze, trovatele. Vabbè, no, se ne anche 14. Intanto vediamo servizio sul maltempo, le gare slitte, Bene, bravo, avete coperto l'argomento. Finalmente qualcuno che ci spiega come stanno le cose. Ma Castagnetti, stia zitto, per favore. Onorevole Castagnetti, veniamo a noi. Veniamo a noi, allora, la televisione. Visione delle regole che vanno rispettate, lo sappiamo. Allora, io le chiedo, secondo lei, è giusto che Mentana abbia pagato il suo errore, visto che ma si è comportato né più né meno come Guido il Grande Fratello? Ma cosa? Quando? Io non lo so. Bestemmiato. Non lo so, cosa ha fatto Mentana? Io non lo so, lei ciula nel manico, parla politica e si fa finta di non sapere che Mentana... Scusi, Giordano, cosa ha detto? Abbiamo visto tutti. Cosa ha fatto? Prima serata, fascia protetta, quei bambini che guardavano... Cosa ha detto? Ha detto... Che cosa? Cosa ha detto Mentana? Piero Fassino, io adesso l'ho detto, però! Ma non è... Mi sarei dimesso come lui ha fatto tutta
No, tanto non si è dimesso. No, non è una bestemmia, è un cognome. Mi dissocio, Piero, mi dissocio. Fassino non è una, né una parolaccia né una bestemmia. Mi scuso pubblico a casa, mi scuso, ma cosa dovevo dirlo? Allora, adesso anch'io questa mattina ho diciamo chiesto e ottenuto le dimissioni di un mio sottoposto, uno schiavetto, un impiegato. Cioè, uno schiavetto? Uno schiavetto? Sì, ma come parla lei? Uno schiavetto di Lucignolo? No, no. Sì, ma no, poverino, lo conosciamo. Una l'unica cosa positiva di Lucignolo, esatto, lo speaker. È un bravo Cristo. Trombone, voce troppo impostata. Trombone? L'ho sostituito con una voce un pochino ai giovani, il linguaggio dei giovani più... Ma chi? Albertino, Linus, chi ha preso? Chi ha preso? Sigla! Chi ha preso? No, la roba del... Ciao ragazzi, Tank e Sigla, questa notte bastarda di Milano! Sarebbe questa la roba. Offensiva e Tank e Sigla, venite con noi nei vicoli buoni dell'Interland, pieno così di ecstasy, di puttane, scambio di tessere, utile lì, andiamo in contumato, che sanguottato, a spacci un doppio cheeseburger e poi tutti se poi a vedere la gatti slitte trainate dalle venine. Ma come dalle venine? Suona! Castagnetti ha mollato! Suona! Basta, basta! Forest! Ma scusate, ma... Forest! Ci credo che esultano, la Marcuzzi sta dando bella mostra di sé.